Salve a tutti, sono Loredana Lezzoche, direttore commerciale della Globeco. Ricordo la Globeco, realtà importante di Molfetta, nella zona industriale, dove tratta rifiuti speciali, è sicuramente una realtà molto attenta all'ambiente e soprattutto molto attenta al rifiuto e al suo fine vita. Per quanto riguarda questo discorso, voglio raccontarvi oggi, nella precedente pillola avevo detto come smaltire l'elettronico domestico. Oggi vi dico esattamente quando quell'elettronico domestico viene dentro un'azienda, in uno stoccaggio tipo Globeco, tramite i consorzi, cosa succede? Succede che praticamente questo materiale viene disassemblato e separato in tutte le sue parti. Cosa possiamo trovare? Possiamo trovare ferro, acciaio, alluminio, plastica, cemento, rame, insomma tutto ciò che può diventare, tra virgolette, materia prima e seconda. Allora, a loro fine vita cosa succede nuovamente quando vanno via da questa azienda? Quando abbiamo le quantità opportune e idonee per essere trasportate, vengono mandate in acciaierie, in fonderie o in stoccaggi che provvedono a riutilizzare questo materiale per farne dei pani o addirittura di fare esattamente dei prodotti finiti. Per esempio il ferro, quando andiamo nella fonderia di Taranto, quella che tutti quanti voi conoscete, l'Ilva, o di Potenza, un'altra fonderia veramente molto importante, possono uscire dei prodotti finiti o delle lastre per fargli del pantografo o dei tondini per farci delle costruzioni. Così per quanto riguarda la separazione dell'alluminio, che può essere mandato in aziende che producono dei pani e a loro volta vengono vendute a chi sviluppa degli oggetti per fargli alluminio. Così via per l'acciaio, parlasi così anche del rame. Non si parla invece di questo discorso qua per quanto riguarda quello che la risulta di questo materiale. Dalla lavatrice può uscire fuori del cemento che va in un trattamento che tratta cemento polverizzando, o andiamo con del vetro che va a smaltimento per essere recuperato anche in questo senso. Una cosa fondamentale e che ricordo sempre è che tutto questo progetto che stiamo realizzando con voi è sicuramente per avere un ambiente migliore e per lasciare il nostro ambiente migliore per i nostri figli. Ma ricordate ai vostri figli che non sono il futuro ma sono il presente, che se loro incominciano già da adesso a differenziare il mondo possono creare un mondo migliore, mi raccomando. Buongiorno a tutti, alla prossima.